Altro elemento, io non so se avete sentito bene, ve l'avevo già annunciato, lo sapete, è stata rinnovata per 25 anni la concessione dei nostri acquedotti a Iride, e a tutte le varie, società. Ed è stato anche previsto, io ho sentito un'intervista, mi sembrava strano, si è parlato di un aumento del 5% della tariffa del costo dell'acqua. Adesso, amici, stiamo attenti. Il 5% è ogni anno, cioè ogni anno che passa, ma è già accaduto negli anni precedenti, non ce ne siamo mai pienamente resi conto, al 100%, ma ogni anno che passa noi paghiamo e pagheremo l'acqua al 5% di più anno dopo anno. Paiono pochi, 5%, ma fate due conti, non sono assolutamente così pochi. Rappresentano per le società dei guadagni immensi. Il cittadino si sta facendo più attento, più accorto, si consuma meno acqua? Parrebbe di sì, è un dato. È il primo trimestre del 2009, c'è stata una diminuzione nei nostri territori del 2% dei consumi. Speriamo che questa tendenza si mantenga. Certo, non è la crisi che consumiamo meno acqua per risparmiare, ma l'attenzione, lo stare proprio più all'occhio, l'aprire il minimo possibile il rubinetto, ecco, questo io vi invito a farlo perché ogni volta che noi facciamo scendere pochi secondi il rubinetto dell'acqua, sommato giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, a fine anno otteniamo un risparmio, un 2%, pare poco, ma così come l'aumento, certo l'aumento è del 5%, ma se noi riduciamo del 2%, ecco che riusciamo circa a ridurre, a compensare gli aumenti che ci fanno. Certo, c'è un limite, però io penso che con un po' di attenzione potremmo arrivare a ridurre i consumi dell'acqua nelle nostre abitazioni anche del 10% rispetto a quello che facciamo oggi, perché spesso non ci si pensa, si considera l'acqua così, senza considerare appunto il costo reale che c'è ogni volta che si gira il rubinetto.